Ok, allora benvenuti al secondo seminario di cultura matematica di quest'anno. Il nostro ospite di oggi, come al solito, qui alterniamo contributi di colleghi di Ateneo, contributi di colleghi del Dipartimento ed esterni. Oggi parliamo di ricerche che si svolgono nel nostro Dipartimento con il professor Filippo Gazzola, che oltre a essere un appunto importante scienziato del nostro dipartimento è anche mio amico, abbiamo scoperto da 23 anni, quindi la cosa ci ha abbastanza colpito entrambi, quindi sono molto contento di presentarlo oggi. Il titolo è "I punti oscillano e a volte crollano, perché?". Prego. Bene, buongiorno a tutti. Come prima cosa ringrazio Renato Betti e Giulio Magli per questa possibilità. Come diceva Giulio, ci conosciamo ahimè da tanti anni. Dunque, oggi io vorrei cercare di convincervi di quanto sono ricchi i ponti di matematica e quante cose interessanti si possano dire e fare se uno ha un po' di, diciamo, di pazienza, perché i ponti sono anche molto timidi e non mostrano i fenomeni che uno vorrebbe. Allora, con un po' di patriottismo italico vorrei iniziare dalla storia e far presente che la prima disegno di ponte sospeso è da attribuirsi a Fausto Veranzio circa 400 anni fa, dove disegnò questo strano oggetto che, per chi sa che cosa intendo, non è né un ponte sospeso né strallato. Comunque è un primo tentativo di così, di mettere in opera una struttura che appunto fosse sospesa. In realtà, come tutto quello che succede in Italia, il ponte non fu mai realizzato e per vedere i primi realizzi dei ponti bisogna aspettare circa 200 anni. Io darei la paternità agli inglesi, anche se è vero che qualche anno prima qualche cosa già si stava muovendo negli Stati Uniti ed è abbastanza interessante vedere come praticamente contemporaneamente si muovesse questa necessità di avere i ponti sospesi. Siccome vi ho detto che oscillano e crollano, devo iniziare a farvi vedere che cosa succede e quindi cosa è successo all'inizio, nelle prime sperimentazioni che sono state fatte. E purtroppo la storia è molto lunga di questi, diciamo, disastri, ma ci sono un paio di episodi che ritengo particolarmente significativi. Ecco, il Brighton Chain Pier, vedete, è stato costruito ed è crollato addirittura due volte, nella seconda occasione ci fu un pazzo che, malgrado ci fosse questa tempesta, si mise a dipingere quello che stava succedendo. E quindi questa è la prima testimonianza visiva che abbiamo di quello che succede in un ponte. Qui c'era un uragano e vedete che prima del crollo si crea una oscillazione anomala, un'oscillazione un po' strana, asimmetrica, e che anche il cavo di sostegno è piuttosto asimmetrico. Dopo il crollo, sostanzialmente si riprende una struttura tranquilla e di simmetria. Quindi quello che ha dato fastidio, che dava fastidio, era il fatto che fosse ancora in piedi, che dava fastidio alla struttura. C'è un altro episodio molto diverso che voglio raccontare e che, più o meno contemporaneo, sempre in Gran Bretagna, c'è questo Broughton Suspension Bridge che è crollato nel 1831 perché un plotone di soldati entrò nel ponte camminando al passo. I soldati erano 40, quindi una massa tutto sommato leggera, e questo ha creato una risonanza con la frequenza del ponte. E naturalmente la lezione fu che da allora l'esercito, non solo quello britannico, tutti gli eserciti hanno l'ordine di rompere il passo prima di entrare nel ponte. Quindi qui ci sono due fenomeni completamente diversi, sia perché questo è un fenomeno naturale del vento, invece questo è un fenomeno causato dal traffico, che può essere pedonale, automobilistico, ferroviario, qualunque tipo di traffico. Ma soprattutto la diversità sta nel fatto che qui abbiamo una energia enorme, qui c'è tantissima energia che viene buttata dentro il ponte, ed è un'energia disordinata, perché il vento fa un po' quello che vuole, arriva, smette, riprende, oscilla, fa di tutto. Invece qui c'era un segnale estremamente preciso di questi soldati che camminavano al passo. Quindi sono due fenomeni completamente diversi.
Poi c'è la storia purtroppo continua, qui vi parlo del Menai Straits Bridge nel 1826, qui c'è un po' di gossip che non vi riporto, se è scritto lì, invece quello che mi interessa è un'altra testimonianza che ci fu su questo crollo di Provis, che questo è dovuto a un uragano, e quello che lui vide questa frase è presa dalla sua testimonianza, dice che il moto della piattaforma non era quello di una semplice ondulazione. E poi aggiunge, come era stato anticipato, cioè si sapeva che i ponti potevano ondulare, ma in un modo semplice. E quella che preoccupa è questa, ma vi era anche un'ondulazione obliqua, cioè qualcosa che non ci si aspettava. Naturalmente all'epoca mancava la memoria storica, perché di fatto parecchi anni prima, nel 1787, un fisico tedesco di nome Chladni andava in giro per l'Europa facendo un esperimento estremamente divertente, oserei dire, che adesso vi faccio vedere. Ecco, lui prendeva della sabbia sottile, la metteva su una piastra e faceva oscillare la piastra. E quello che succedeva è che questa sabbia andava a accumularsi nelle linee di minore vibrazione, quelle che chiamiamo linee nodali, cioè quelle dove c'è un'oscillazione piccola, vedete che creava questi disegni piuttosto eleganti e oserei dire inattesi. Poi qui l'esperimento viene ripetuto, adesso si butta su dell'altra sabbia sottile, si fa vibrare la piastra in un altro modo e compare un disegno completamente diverso, anche questo estremamente originale e artistico, oserei dire. Naturalmente questo esperimento si può fare in tante altre forme, qui vedete adesso sospendo il video perché insomma, questo lo trovate comunque su internet, l'esperimento di Chladni, e lo stesso Chladni pubblicò nel suo manoscritto questa figura che adesso vi faccio vedere, questa, dove c'erano alcuni dei disegni che comparivano facendo questa esperienza, questa è la sua figura originale. Vedete che ce n'è qualcuno, questo qui a quadratini, questi che quadratini, che tutto sommato uno si può anche aspettare che succeda una cosa di questo tipo, ma ce n'è qualcun altro decisamente sorprendente e forse anche direi molto estetico. Dunque, quindi le oscillazioni di una piastra sono estremamente complicate e non dovrebbe sorprendere che si possano creare delle oscillazioni anomale. Bene, poi purtroppo la storia continua, io vi ho fatto vedere solo quei crolli, quelle diciamo mancanze dei ponti che sono le più interessanti per quello che vi racconterò, ma ci sono stati tanti altri danni anche in tempi recenti, più o meno la statistica di questo studente un po' perverso di Cambridge mostra come ci sono stati 400 crolli in 200 anni, 400 crolli o gravi danni, che è preoccupante e soprattutto questi dati non accennano a diminuire, quindi ancora oggi i ponti hanno dei gravi problemi. Naturalmente molti di voi conoscono quello che forse è l'evento più impressionante della storia, che è il crollo del Tacoma, e anche qui ho un piccolo video da farvi vedere, un video che probabilmente molti avranno già visto, però lo vorrei commentare. Allora, intanto era nel 40, vedete, qui c'è la parola risonanza. Chi filmò questo mise la parola risonanza. Ecco, vedete, innanzitutto vi faccio vedere, qui ci sono delle persone che assistono a questo evento a testimonianza che non c'era un così grande evento. Si poteva benissimo star lì. Ecco, qui c'è un'oscillazione torsionale del ponte, vedete, che possiamo chiamare oscillazione anomala, e tra un po' vedrete un signore, il professor Farquharson, che scappa. Era incaricato di questo sopralluogo, che scappa fuggendo lungo questa linea di mezzeria, che è la linea nodale, cioè la linea di sabbia di Chladni. E vedete che l'angolo di torsione è piuttosto importante, questi sono i pendini che rimangono verticali e si crea una torsione con i lampioni. Eccolo qui che scappa, c'era un'automobile nella quale purtroppo rimase intrappolato un cagnolino, ma fu l'unica vittima di quell'evento. Allora, vedete che naturalmente se avesse viaggiato sul bordo del ponte, avrebbe avuto delle oscillazioni maggiori. Qui sembra veramente di gomma, sembra veramente come se fosse una struttura di pongo, insomma, molto, molto elastica, e la parola elastica è quella giusta. Naturalmente questo tipo di oscillazioni non poteva continuare a lungo. Il vento quel giorno era di 80
70 km orari, quindi non uno sproposito, era tutto sommato controllato. Ecco, vedete che qui c'è la torre, ma anche nella parte lontana dalla campata centrale, qui c'è un po' di movimento, quindi la trasmissione di questa oscillazione arriva anche elasticamente. Adesso dovremmo arrivare al momento, ecco, vedete l'albero qui, c'era un po' di vento, ma non era una cosa così impressionante, no? E qui questo invece è impressionante perché sembra un terremoto, invece era soltanto il vento che ha creato questo effetto. E qui l'angolo di torsione naturalmente è ancora più ampio di quello che abbiamo visto prima. Bene, adesso arriviamo alla fase del crollo e c'è una cosa che vi volevo ancora far vedere, è che dopo che è crollato, innanzitutto osserviamo come appunto la struttura si metta in quiete praticamente subito. Quindi non c'era questo grosso vento che stava intervenendo sulla struttura, quello ritorna più o meno ad allinearsi, a stare tranquillo, come abbiamo visto nel dipinto di Provis. Va bene, quindi questo è l'evento sicuramente più impressionante. Perché? Perché da questo momento in poi era impossibile dire che non ci si ricordava della storia. C'è un filmato, è ben spiegato quello che succede, uno può non conoscere l'esperimento di Chladni, può non conoscere i dipinti, tutta questa storia che abbiamo visto, ma da questo momento in poi è stato impossibile. E vi faccio vedere questa immagine del ponte di Tacoma, che somiglia molto a quella che abbiamo visto nel dipinto di Provis, quella oscillazione obliqua in attesa che lui stava dichiarando, e questo invece è il Tacoma come è stato rifatto, perché naturalmente non hanno rinunciato poi a collegare Seattle con al di là del punto dello stretto di Tacoma. Vedete che è stato rifatto mettendo questo diciamo telaio rigido, questa specie di gabbia metallica, in modo da evitare appunto che andasse in torsione. Bene, che cosa suggerisce quello che abbiamo visto? Ci sono tante domande, mi limito a quelle principali. La prima forse è questa, è quella che si sono posti tutti. Come mai una struttura che era progettata e concepita per resistere a un vento di 160 km orari è invece crollata con un vento della metà? La seconda domanda riguarda il progettista Leon Moiseev, che ahimè è morto nel 1943, tre anni dopo, nella disperazione di non aver capito che cos'era successo, e non è uno scherzo, è morto di infarto, proprio perché l'ha vissuta male questo episodio, ma non è mai stato ritenuto responsabile di questo, perché tutti gli ingegneri dell'epoca andarono poi a controllare quelli che erano i progetti e non trovarono strane cose. Dice, l'ha progettato esattamente come avremmo fatto noi, quindi non ha fatto degli errori macroscopici, è stato in linea con quello che erano i canoni dell'epoca. Bene, io credo che queste due domande in realtà si possano, possiamo dare delle risposte parziali. Per esempio, la prima dice 160 km orari invece 80, ma allora forse la risposta è che è comparsa un'oscillazione anomala, perché quell'oscillazione torsionale non era stata prevista. Quando sentiamo la testimonianza storica che ci dice è comparsa un'oscillazione imprevista, beh, se compare qualcosa di imprevisto è chiaro che ci può essere un problema. E in realtà tutti quelli che fecero poi l'analisi del crollo sono concordi nel dire che è stata proprio l'oscillazione torsionale a causare il crollo, cioè lo strappo della struttura è avvenuto per via dell'oscillazione torsionale. Quindi perché, come mai è successo questo? Perché era previsto 160 km orari se l'oscillazione fosse stata solo longitudinale, invece se ne è creata un'altra che aveva un limite del vento molto più basso. E perché non è stato ritenuto responsabile? Proprio perché nessuno aveva previsto che ci fosse questa oscillazione torsionale. Quindi senza quell'oscillazione torsionale il ponte sarebbe stato ancora in piedi. E allora queste due domande ne generano automaticamente una terza, che è la vera domanda. Come mai l'oscillazione longitudinale, quella che tutti si aspettavano, si è improvvisamente trasformata in un'oscillazione torsionale? Perché è successo questo? Ci sono stati tanti, innumerevoli tentativi di risposta e mi limiterò a parlarne di qualcuno e soprattutto mi concentro sul primo, perché il primo è la parola risonanza, che avete già visto nel video, risonanza dovuta alla frequenza del vento. In realtà la parola risonanza figura già in un articolo del New York Times il giorno dopo la tragedia,
del giorno dopo quel crollo. C'è un trafiletto in prima pagina che poi prosegue all'interno, dove il giornalista dice: quello che i fisici chiamano risonanza si instaurò. Come dire, quella gentaglia dei fisici chiama risonanza, quella strana cosa chiamata così. Ecco, in realtà non può essere questo. Non può essere la risonanza causata dalla frequenza del vento. Chi sostiene questo probabilmente ha in mente l'episodio dell'esercito che cammina al passo, che dà un segnale molto preciso, con una frequenza molto precisa, e che può effettivamente andare a beccare le frequenze del ponte. Ma un vento disordinato che attacca in tutti i modi è un fenomeno diverso. Poi sono state fatte anche delle analisi, qualcuno ha cercato in ogni caso di provare a vedere qual era la frequenza del vento quel giorno lì, quali erano le frequenze proprie del ponte. Non c'entravano, non aveva niente a che vedere l'una con le altre. Questo però è un errore che si è propagato per oltre 70 anni, perché lo trovate ancora in diversi libri di matematica e di fisica, anche che abbiamo qui al Politecnico, e ci fu un articolo di Bill Scanlan dove spararono a zero su tutti questi libri, dicendo che questo creava confusione, che creava una generazione di ignoranti, che non era possibile parlare di risonanza, che non aveva senso, per tutti i motivi che vi ho appena detto. Quindi non sono io a sostenere questo, anzi non sono solo io a sostenere questo. Poi ci sono tante altre spiegazioni, nelle quali non voglio troppo entrare. Sì, si è parlato di errore progettuale, ovviamente, se no il ponte sarebbe ancora in piedi, qualche cosa è andato storto, però anche lì non è stato trovato il macro errore, quello che ha fatto proprio l'ingegnere di suo. Teoria del flutter, qualcuno ha fatto intervenire la velocità di flutter, un po' complicato spiegare che cos'è questo, ma Bleich nel 26 aveva fatto un tentativo di associare queste oscillazioni dei ponti con l'oscillazione di un'ala di un aereo che è in movimento. Flutter vuol dire svolazzamento, sostanza, no? Quell'effetto che si ha quando una bandiera, per esempio, ha quell'effetto di fruscio, no? E ci furono parecchie persone che tentarono di spiegare questo col flutter. Uno su tutti fu Yves Rocard, un fisico francese, che si mise a fare dei calcoli complicatissimi prendendo tutti i parametri del ponte, del vento, eccetera. In qualche modo alla fine disse: ecco, vedete, questa è la spiegazione. Però per sua sfortuna questa è rimasta lì, cioè nessuno dà veramente peso a questa spiegazione fino in fondo. C'entra il flutter, sicuramente c'entra, ma non è la risposta. Poi ci fu von Karman. Von Karman era un personaggio particolare che qualunque oggetto, qualunque fenomeno in natura gli dava il suo nome, vedeva il sole, quello era il sole di von Karman, la luna di von Karman. Era molto presuntuoso, qualunque cosa gli dava il suo nome, anche a questi vortici. Cosa sono i vortici? Sono queste specie di gorghi che si formano nel vento, però i vortici di solito sono la conseguenza, non la causa. Cioè il vento arriva come vuole, incontra un ostacolo e allora crea questi gorghi. Quindi anche questa fu accantonata, anche questa da Binla e Scanlan, che in particolare mostrarono come la frequenza dei vortici che si era creata non era quella dell'oscillazione del tacoma, quindi c'erano dei dati incompatibili. Angolo di attacco del vento. Nel 2000 Larsen, un ingegnere danese, propose una teoria dove mostrava che se il vento variava con regolarità l'angolo di attacco, allora c'era quell'effetto. Beh, certo, se c'è un'altalena, spingiamo un'altalena, si crea quell'effetto, ma dubito, tutti dubitano che quel giorno il vento facesse un effetto così regolare. Ce ne sono tante altre di spiegazioni, ma nessuna di queste spiegazioni, pur essendo tutte valide, avendo tutte un fondamento di verità e avendo contribuito alla risposta finale, nessuna di queste risponde alla domanda madre. Come mai l'oscillazione longitudinale si è improvvisamente trasformata in oscillazione torsionale? Da allora, siccome appunto si era creata una memoria storica, molti ponti sono stati costruiti diversamente. Qui sto barando, per questo è il Golden Gate Bridge, che in realtà era precedente al Tacoma. Questo è stato costruito nel 37, mentre il Tacoma appunto nel 40. Comunque la struttura è questo telaio metallico che abbiamo visto già anche nel nuovo Tacoma, però questa naturalmente impedisce la torsione di generarsi. Potete immaginare una gabbia di questo tipo quanto irrigidisce la struttura. Naturalmente ha qualche piccola controindicazione, perché è molto rigida, cioè crea delle rigidità artificiali, in particolare può creare delle crepe nella struttura.
è pesante, immaginate qual è la massa di tutto questo acciaio che c'è qui sotto, è costosa, costosa non soltanto per il materiale, perché è chiaro, se mettiamo tutta questa massa, per esempio la torre di supporto dovrà essere ancora più resistente. Quindi, in buona sostanza, e nessuno me ne voglia, possiamo dire che il problema è stato risolto, ma non è stato capito. Cioè, adesso questa cosa così macroscopica non succede più, ma la risposta a quella domanda è rimasta inevasa. E la colpa ce la prendiamo noi. Forse non ci sono dei modelli matematici adeguati per descrivere quello che è successo quel giorno nel ponte. E allora questo ci costringe a virare sui modelli matematici, sulla storia dei modelli matematici. Io direi che i punti di partenza per la storia dei modelli matematici sono, anzi cominciamo, il punto di partenza è questo capolavoro di Navier, scritto nel 1823, quindi appena dopo la fase calda dei ponti, e va un po' contestualizzato perché la Francia era reduce da un periodo travagliato tra la rivoluzione francese e il periodo napoleonico, si era attardata rispetto ai nemici cugini inglesi e lo Stato Generale francese mandò Navier a spiare quello che avevano fatto in questo lasso di tempo. E Navier fece un lavoro meraviglioso dove scrisse tutti i dati, cominciò a scrivere anche delle equazioni molto semplici, in particolare l'equazione del cavo portante, c'era la diatriba se fosse una parabola, una catenaria, insomma, mise i puntini sulle i e creò quindi scrisse questo libro che rimase per tanti anni l'unico riferimento per chi voleva progettare ponti sospesi. Secondo contributo lo diamo a Melan, che parecchi anni dopo scrisse, lui era di Praga, scrisse in tedesco la versione originale di questo libro, e questo libro ebbe talmente successo che nel 1913, quindi 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, Steinman lo tradusse in inglese. E, allora, questi sono, io oserei dire, le pietre miliari. Qui dentro, tra l'altro, possiamo vantarci che Navier stesso riconosce che fu Veranzio ad avere l'idea del ponte sospeso. E se un francese in terra inglese ci riconosce questo, possiamo stare tranquilli, non è soltanto autoreferenziale. Invece in questo libro di Melan compaiono delle equazioni vere e proprie, che adesso ve ne faccio vedere una, che sono abbastanza interessanti dal punto di vista matematico. Allora, nel libro di Biot e von Karman, che abbiamo anche qui in biblioteca, troviamo questa che è l'equazione di Melan, si chiama Metodi matematici dell'ingegneria, quella parte che vedete lì, 5.5, l'ho presa da... l'ho scannerizzata proprio dal loro libro, la versione originale, c'è la versione sia inglese che italiana. Ecco, compare questa equazione come l'equazione fondamentale della teoria dei ponti sospesi. Purtroppo qui devo andare un po' sul tecnico, ma vediamo che cosa c'è. C'è una derivata quarta rispetto alla W, che è lo spostamento di questa trave, perché il ponte viene assimilato a una trave. C'è una derivata seconda e poi ci sono un po' di termini che sì, possono essere presi costanti, tranne forse questo H piccolo. Questo H piccolo è l'incremento della tensione del cavo di supporto quando c'è la deformazione verso il basso, W la deformazione verso il basso. Quindi questo H dovrebbe dipendere da W. In realtà in molti testi poi si fa finta che non dipenda da W, perché l'equazione diventa troppo complicata, se no c'è una non linearità e non si sa bene come risolverla. Però qui vediamo è un'equazione quindi di quarto ordine, se togliamo la non linearità questa si integra a mano, anche gli studenti del forse secondo anno sono capaci di integrare questa equazione a mano, si trovano le soluzioni esplicite. Però ci sono almeno due validi motivi per avere delle perplessità su questa equazione. Innanzitutto mi permetto di evocare a modo mio un principio della meccanica classica che dice che il caos si manifesta solo in modelli non lineari con almeno 3 gradi di libertà. Questo è corretto. Il modo mio è la definizione di caos. Che cos'è il caos? C'è una definizione blindata di caos. Io preferisco darne una un po' diversa e dire che sostanzialmente è quando si manifestano dei fenomeni imprevedibili e disordinati. Questo possiamo pensare che sia una buona definizione di caos, no?
visto che ti occupi di caos. Ecco, quindi abbiamo bisogno di tre gradi di libertà, e quelli ci sono perché qui abbiamo una derivata quarta. Però abbiamo bisogno di qualche cosa di non lineare, se no non si può manifestare il caos. Non si possono innestare questi fenomeni. Poi la motivazione vera per la quale invece, anche, cioè ulteriore per la quale scartare questa equazione, è che qui, se noi modelliamo il ponte come una trave, di sicuro non possiamo vedere le oscillazioni torsionali. Quindi il fenomeno, quello madre, quello che è più importante del crollo del ponte, non riusciamo a visualizzarlo. E inoltre qui naturalmente non c'è, vedete che non c'è la dipendenza dal tempo. Si poi è stata messa successivamente la dipendenza dal tempo, quindi sono state studiate queste vibrazioni dipendenti dal tempo, però rimangono lo stesso queste due osservazioni. E visto che è qui presente, vi informo, soltanto come informazione, che insieme alla collega Raffaella Pavani del nostro dipartimento stiamo studiando delle varianti di queste equazioni, mettendo delle non linearità nel posto giusto, e effettivamente aggiungendo delle non linearità si riesce a vedere che ci sono delle strane oscillazioni che compaiono. In particolare ci sono delle oscillazioni autosostenute che possono, come si suol dire, esplodere in tempo finito. Cioè in tempo finito si riesce a vedere un fenomeno di oscillazioni autosostenute. Però non è di questo sul quale vorrei concentrarmi oggi. Nel 71 Scanlan e Tomko hanno proposto questa equazione per descrivere la torsione. Giusto appunto, siccome non c'era la torsione nell'altra equazione, ne propongono un'altra. Ed è un'equazione, per chi diciamo, sa che cosa sono tutti questi simboli, è un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti. Quindi, questa qui anche gli studenti del primo anno la sanno integrare. Tutti sanno che se questo A è abbastanza grande, lo portiamo a primo membro, diventa negativo il coefficiente del termine di smorzamento, e quindi le soluzioni sono di tipo esponenziali positivi per trigonometriche. E quindi chiaramente ci sono delle oscillazioni che aumentano, ma così, in modo estremamente regolare. E questa equazione naturalmente non soddisfa nessuno dei due principi che abbiamo visto prima. Cioè è lineare e per di più è soltanto del secondo ordine. E quindi non succede nulla di inatteso, nulla accade improvvisamente. Allora, parallelamente a tutta questa storia, stava prendendo corpo la teoria dell'elasticità. Anche se uno ha in mente che il cemento armato sia estremamente rigido, non è così, è un materiale elastico, e quindi bisogna guardare il ponte come un materiale elastico. Possiamo dire che l'inizio sia dovuto a Kirchhoff nel 1850 e la chiusura della quella che è l'elasticità moderna sia dovuta a Love nel 1927, infatti questa teoria è nota come quella di Kirchhoff e Love. Poi von Karman, bisogna metterlo perché abbiamo detto che deve comparire da tutte le parti, ma anche la scuola russa fece un grosso, parallelamente un grosso sforzo, e in particolare Timoshenko si occupò di adattarla anche ai ponti sospesi. Qui ho messo soltanto dei nomi, poi ce ne sono stati tantissimi altri che sono andati avanti nel tempo. Il problema è che a tutt'oggi ci sono tantissime cose ancora non capite. Questa teoria dell'elasticità è estremamente complicata, perché già pensiamo a come l'elasticità di un foglio di carta, come si deforma, vabbè, quello forse si riesce ancora a spiegare, ma se pensiamo a una piastra più spessa, all'interno ci sono delle interazioni che è difficile da descrivere. Se invece di un foglio, lo prendiamo un foglio, lo pieghiamo, questo immediatamente tende a riposizionarsi orizzontale. È un foglio, pensate, un foglio, già lui di suo fa questo movimento. Prendiamo un pacco di fogli, se prendiamo un pacco di fogli e lo giriamo, tenderanno anche loro a riposizionarsi orizzontale, però ci saranno delle frizioni, ci saranno tanti, diciamo, problemi interni. Oggi ci sono, direi, tre tendenze in teoria dell'elasticità, a seconda dello spessore, eccetera, però nessuna delle tre viene riconosciuta come migliore delle altre. E quindi il problema che abbiamo è questo. Il problema abbiamo, dobbiamo considerare un modello semplice che sappiamo risolvere, ma che in realtà non è quello che descrive il ponte, oppure un modello che descrive il ponte, ma che non sappiamo risolvere. La realtà è questa. E siamo di fronte a questo dilemma, è esattamente quello che manca nella modellazione matematica. Allora, quando dico non le sappiamo risolvere,
Vi faccio un esempio al contrario. Nel 1982 Abdel Gaffar scrisse queste equazioni, questo sistema di tre equazioni di quarto grado che descrive le deformazioni di un impalcato. Qui ci sono derivate quarte nello spazio, derivate quarte nel tempo e derivate miste spazio-tempo. In realtà nel suo modello c'erano anche, si arrivava fino a delle derivate seste. Dopodiché questo descrive le deformazioni di un impalcato, verticali, torsionali, si deforma la sezione dell'impalcato e un collega di ingegnere strutturale mi ha anche detto che c'è un errore in queste equazioni. Io non lo so, non sono andato a recuperarle, quando le ho viste ho fatto un sorriso e ho detto vabbè, tanto di queste non si ricava niente. E in realtà lui stesso, che cosa fa? Siccome non riesce a risolverle, comincia a dire, beh, questo è piccolo, qui linearizzo, questo lo tolgo, qui ci sono non linearità, tutti questi sono termini non lineari, adesso qui non è esplicitato. E quindi comincia a tagliare via tutto e alla fine sostanzialmente ritrova l'equazione di Milan. Ecco, questo è il vero problema che c'è nella modellazione matematica. Quello di cui vorrei parlare invece è un modello che ha suggerito McKenna, un matematico irlandese che è trasferito nel Connecticut, che ha studiato i ponti sospesi da diversi punti di vista, sia con equazioni derivate parziali, sia con equazioni differenziali ordinarie, sia con questo sistema hamiltoniano. Nel 1999 l'ha proposto, dove ha pensato di modellare la sezione del ponte, quindi questo è il ponte, il traffico va in questa direzione, la sezione di un ponte con una, come se fosse una piccola trave, che ha due gradi libertà, cioè due, che ha questo spostamento verticale, l'oscillazione verticale, oltre all'oscillazione torsionale. Questi C1 e C2 che vedete qui sono i pendini, che hanno quindi la forza di richiamo sui due estremi di questo ponte, e questo ponte quindi può, questa sezione può andare giù così oppure ruotare in questo modo. E siccome questi sono oscillatori, le equazioni che ha ricavato sono queste, quindi qui c'è un sistema di due equazioni, in due incognite, ma del secondo ordine. 2 per 2 fa 4, qui ci sono 4 gradi di libertà. La non linearità è presente in questo sentete cos θ, ma in realtà non è questa che gioca un ruolo fondamentale. Qui si potrebbe anche linearizzare e far finta che il sentete sia uguale a θ e che il cos θ sia 1, tanto uno si aspetta che non ci siano grossi valori torsionali. Il vero problema è nella scelta di questa F, che è la forza di richiamo, dovuta sia all'elasticità del pendino che alla gravità, perché naturalmente c'è una gravità che ce lo spinge verso il basso. E quindi la forzante che prende McKenna è lineare a tratti, cioè prende una cosa fatta così. Dice, è lineare fin tanto che agisce il pendino. Poi, quando il pendino è allentato, se arriviamo a una posizione tale che il pendino è allentato, c'è soltanto la forza di gravità. E prende una cosa fatta in questo modo. Poi, nel suo modello inserisce forzanti periodiche, termini di smorzamento, inserisce un sacco di cose e alla fine riesce a visualizzare un possibile trasferimento di oscillazioni da longitudinali a torsionali. Quindi, per la prima volta, direi nella storia, si vede un modello che lascia qualche speranza, perché si vede questo cambiamento di oscillazioni, di regime. Ma lui non è soddisfatto. Lui non è soddisfatto e dice, ma questo qui proprio ripreso dai suoi lavori, dice, ho preso dei parametri che non sono ragionevoli, ho preso delle... ho aggiunto una forzante che non è ragionevole, ho dovuto dare una piccola spinta torsionale, quindi non è molto soddisfatto di quel del suo lavoro e quindi lo ha abbandonato, non ha più proseguito in questo senso. Però noi dobbiamo riconoscere il merito di avere per la prima volta evidenziato questo possibile trasferimento di oscillazioni da un modo all'altro. E forse allora possiamo provare a migliorare questo suo modello, soprattutto, qui attenzione, perché quando abbiamo parlato di quella forzante fatta in questo modo, che è effettivamente non lineare, i testimoni del Tacoma affermano che mai i pendini si fossero allentati, quindi che mai fossimo entrati nel regime e quindi che di fatto questa forzante fosse lineare. Quindi se la forzante è lineare, viene a mancare uno dei due principi che abbiamo detto per evidenziare il caos. Recentemente con
il mio collega e carissimo amico Gianni Arioli, anche lui qui presente, e anche lui di quell'annata tragica insieme a Giulio Magli, di quell'annata di dottorato, qui, delle elementari, sì, non dall'asino ma delle elementari, abbiamo provato a riprendere il modello di McKenna, ma con l'idea di spogliarlo, cioè di togliergli tutto quello che era stato aggiunto, quelle cose delle quali lui non era soddisfatto, cioè ho dovuto mettere questo, ho dovuto mettere quell'altro, abbiamo tolto tutto, in particolare la forzante esterna e il termine di smorzamento, che non è ragionevole, ma abbiamo voluto denudare il modello, in modo tale di avere un sistema isolato che conserva l'energia. È come se il nostro oscillatore adesso fosse lì, isolato dal mondo, nessuno può intervenire su questo oscillatore. Poi abbiamo preso come forzante una forzante lineare con una piccola perturbazione. Primo termine di uno sviluppo di Taylor, possiamo dire. Quindi S più S al quadrato, con un epsilon arbitrariamente piccolo. In realtà questa forzante, dunque, non è quella giusta, perché questo vorrebbe dire, come grafico, una parabola che non ha senso, ma è una mezza parabola. Dovete immaginare che sia una mezza parabola e quando arriva al vertice prosegue dritta. Quindi è quella di McKenna arrotondata, diventata non lineare da subito, anziché avere lo spigolo, ha il vertice della parabola. Poi, adesso vi farò vedere che cosa succede soltanto in questo caso, perché in realtà giocando sui valori di epsilon e tutto non cambia niente, quindi mi concentro su un caso particolare, anche se tutti diciamo, i valori di questi parametri, come vedremo più avanti, non sono così rilevanti. Quindi prendendo questa parabola troncata, otteniamo questo sistemino. Il sistemino in questo regime, quindi prima che il pendino si allenti, viene una cosa di questo tipo che è ragionevolmente semplice. C'è sicuramente una parte non lineare dovuta alle funzioni trigonometriche, ma c'è una vera non linearità che interviene anche sulle funzioni trigonometriche, nonché sulla variabile. Questo è quello che si ricava mettendo questa non linearità nel modello di McKenna. Questo è un sistema isolato, non c'è forzante, non c'è smorzamento. Poi a questo siamo partiti con dei dati iniziali di questo tipo. Qui la Y è lo spostamento verticale. Possiamo mettere quello che vogliamo qui come dati iniziali. L'importante è che la torsione sia irrilevante. 10 alla meno 4, un decamillesimo di quello che mettiamo qui. Quindi qualunque oscillatore di questo tipo che vada su e giù, un minimo ballerà, ma un decamillesimo, quindi per un'unità di misura di questa, qui c'è un decamillesimo, non lo vediamo. Quindi questi sostanzialmente vengono messi a zero e questi invece vengono presi arbitrari. Naturalmente in questo modo l'energia all'inizio è tutta concentrata nell'oscillatore Y, perché questi non hanno energia. E quello che abbiamo visto è la cosa seguente. Il grafico verde, quel grafico lì verde, sono le oscillazioni della Y. Le oscillazioni della Y che partono con una certa regolarità e poi improvvisamente, vedete qua, all'istante 150, come se fosse 150 minuti, insomma unità di tempo, parte un'oscillazione torsionale. Quella nera è quella torsionale, è la teta. Quindi per circa 150 unità di tempo non succede nulla. Poi improvvisamente parte l'oscillazione torsionale. Il fatto che questa gobba si sgonfi non deve trarre in inganno, questo è pura matematica. Il ponte è già bello che è crollato quando siamo arrivati a questa oscillazione torsionale, quindi non fa tempo a tornare indietro. Quindi questo è pura matematica. Questo è un certo livello di energia. Aumentiamo l'energia, quindi aumentiamo la Y0. E che cosa succede? No, succede questo, che il fenomeno si accentua e si anticipa. Vedete che adesso questa è più ampia, e che il tempo di innesto è anticipato. Poi aumentiamo ancora l'energia e il fenomeno si accentua e si anticipa. Adesso però si intravede in questo grafico, qui si vede a malapena in questi, ma come in corrispondenza di questo aumento delle oscillazioni ci sia un calo di queste oscillazioni. Cioè sostanzialmente l'oscillazione che era di questo grado di libertà è passata a quella torsionale. E qui si vede abbastanza visibile, si vede bene anche il discorso come questo si gonfia e si sgonfia e poi la cosa si ripete quasi periodicamente. Però, ripeto, quando siamo arrivati qui il ponte è già andato, quindi non vediamo il ponte, questo oscillatore è già andato e quindi non vediamo poi
il ricomparire di questo fenomeno. Aumentiamo ancora l'energia e vabbè, il fenomeno si accentua, adesso non vado più avanti, anzi casomai andiamo indietro. Che cosa succede se da questo io diminuisco l'energia? Se diminuisco l'energia non vedo più niente. Vedo soltanto queste oscillazioni verticali verdi e una riga nera, perché non parte mai questa torsione. Quindi se diminuisco l'energia di questo, vedo questo verde e l'asse nero. Basta, non vedo niente, cioè non parte l'oscillazione torsionale. Quindi quello che osserviamo è che c'è un istantaneo trasferimento di oscillazioni che diventa sempre più importante man mano che aumento l'energia totale del sistema. Visto che parliamo di energia, proviamo a fare questo, abbiamo provato a fare anche questo, questo esercizio. Vi ho detto che l'energia totale è conservata, questo è un sistema isolato, quindi c'è questa ET che è l'energia di tutto questo sistema che è costante. Ma questa energia è fatta di diverse componenti. C'è una componente che è dell'oscillatore verticale, l'energia dell'oscillatore verticale, energia potenziale più energia cinetica dell'oscillatore verticale. C'è un'energia dell'oscillatore torsionale, potenziale più cinetica. E poi c'è un'energia di accoppiamento, quindi l'energia complessiva del sistema è data da queste tre componenti, l'energia propria di ogni oscillazione più quella di accoppiamento. L'energia totale è costante. Ma queste tre non sono costanti, possono, anzi sono variabili. E quello, vi faccio vedere come si comportano queste energie con gli esperimenti che abbiamo visto nel lucido precedente. Questo è il primo caso, quello dove c'è poca energia, e vedete cosa succede, che all'inizio l'energia è tutta, praticamente costante ed è tutta concentrata nell'oscillatore verticale. Scusate, qui non sto rappresentando, questa l'ho buttata via, quella di accoppiamento. Qui sto rappresentando solo l'energia dell'oscillatore verticale e dell'oscillatore torsionale. Quindi si vede che sostanzialmente questa è costante, che a un certo punto cede un po' della sua energia e fa nascere l'energia dell'altro oscillatore. E poi se la riprende. Quindi come se fosse costante gliene va un pochettino. Aumentiamo l'energia totale, aumenta la consistenza di questo scambio. Si vede che la cessione di energia è più importante adesso, vedete che questo diminuisce in modo un pochino più vistoso e anticipa, invece questo aumenta in modo più vistoso. Poi il fenomeno prosegue, quindi lo scambio diventa sempre più importante fino a che arriviamo a questa situazione dove l'energia dell'oscillatore torsionale è pari a quella dell'oscillatore verticale, cioè se c'è tanta energia questo oscillatore qui va a rubare l'energia dell'oscillatore verticale. Bene, tutto questo è un fenomeno, è un qualche cosa visto così e noi vorremmo avere una spiegazione del perché succede questo. Allora abbiamo provato a usare le cosiddette mappe di Poincaré. In realtà non riesco a spiegare adesso che cos'è una mappa di Poincaré, è una cosa piuttosto complicata, dirò una cosa molto qualitativa. Noi abbiamo un sistema che ha 4 gradi di libertà. Quindi lo spazio delle fasi è R4, è a dimensione 4. L'energia è conservata, quindi dentro questo spazio delle fasi c'è una superficie tridimensionale che è invariante sotto l'azione del flusso. Tridimensionale. Il moto avviene in questa superficie. Ma tre dimensioni sono ancora troppe geometricamente. Allora facciamo una sezione, cioè facciamo, Poincaré fa una sezione di questa superficie isoenergetica e ottiene, si riesce a rappresentare qualche cosa in dimensione 2. E quindi non è una definizione, vi dico soltanto qual è il procedimento. E quello che si vede è questo. Disegniamo queste mappe di Poincaré per diversi valori dell'energia totale del sistema. Quindi quanta energia c'è nel sistema? Qui ho preso dei valori, quella è un'unità di misura così fittizia perché è un valore 6, non c'è una vera unità di misura, è tutto adimensionale, è tutto normalizzato, è tutto in modo tale che non ci siano unità di misura. Vedete che per le energie di 6 e di 6.7 in questa fantomatica unità di misura, il comportamento delle mappe di Poincaré è questo. Qui che cosa si tratta di fare? La mappa di Poincaré è quella che mi trasforma, preso un puntino di questi, mi va a creare tutti questi altri puntini e mi crea questa specie di orbita bidimensionale. Ripeto, non è una corretta definizione perché il fenomeno è un pochino più complicato. Bene, questo succede a energia 6 e energia 6.7, quindi se vogliamo vedere questa come funzione di due variabili, è come se ci fosse una certa
diciamo, comportamento di questa funzione nell'origine. Quando passiamo da 6.7 a 6.85 e andiamo oltre, cambia il comportamento di questa mappa di Poincaré. Cioè, da questa situazione, vedete, si crea una specie di 8, si creano due, in realtà, punti dove ci sono delle orbite intorno a questi punti, ma soprattutto cambia il comportamento nell'origine. Come facciamo a vedere come cambia questo comportamento? Beh, una volta che sappiamo come è fatta la mappa di Poincaré, possiamo linearizzare, andare a vedere quali sono gli autovalori della mappa di Poincaré nell'origine. E si nota che c'è un cambio degli autovalori da questa situazione a questa situazione. Quindi questo ci dà adesso effettivamente un vero e proprio criterio per determinare qual è la soglia critica di energia, cioè quella soglia dove si può creare il trasferimento di energia. Abbiamo detto prima che se l'energia è troppo bassa, questo continua a oscillare e non compare la torsione, invece adesso vediamo che, però era molto qualitativo. Adesso invece lo quantifichiamo, cioè nel momento in cui cambia il comportamento di questi autovalori, si può, anzi si crea questo passaggio di oscillazioni. Da verticale passiamo a torsionale. E il livello dove appare questo è un livello di risonanza interna, stiamo parlando di autovalori. Quindi rispolvero la parola risonanza. E allora ci sono delle domande che vengono naturali su tutto questo. Prima di tutto, io ho detto guai a chi parla di risonanza e adesso mi sto rimettendo a parlare di risonanza, mi sto contraddicendo. Perché prima ho detto non possiamo parlare di risonanza e adesso invece dico dobbiamo parlare di risonanza? Il motivo è che dobbiamo distinguere tra la risonanza esterna e la risonanza interna. Esterna è quella del vento che deve avere la stessa frequenza del ponte, dell'oscillatore. E questa non può essere. Interna è un problema solo del ponte, dell'oscillatore. Dentro di lui succedono delle cose strane che noi vogliamo andare a capire cosa sono. Non dimentichiamo che il sistema che ho considerato è isolato, non c'è interazione con l'esterno, quindi è dentro che si svolge questo fenomeno. E si può svolgere, si svolge perché? Perché al crescere dell'energia i due oscillatori cambiano la loro frequenza non lineare e a un certo punto le due frequenze non lineari si agganciano e creano questo fenomeno. Abbiamo preso quella forzante, S più S quadro fratto 2. Che cosa succede se cambio i parametri in gioco? In realtà non succede niente. Cambia ovviamente il livello critico di energia, cambiano un po' di ampiezze di oscillazioni, però il fenomeno rimane lo stesso. Quindi quei disegni che avete visto, li abbiamo ripetuti centinaia, migliaia di volte, i nostri computer ormai sono da buttare perché sono pieni di questi esperimenti, soprattutto quello di Gianni, però il suo è più capiente del mio, quindi forse resiste più a lungo. Insomma, il sistema è robusto, il fenomeno è quello. Altra domanda. Beh, l'hai un po' denudato, l'hai un po' spogliato, adesso mi stai dicendo che questa sbarretta qui è il modello del ponte, mi stai prendendo in giro? Cominciamo a mettere smorzamenti, forzanti e rivestirlo questo modello. Che cosa succede se lo facciamo? Anche qui non succede nulla. È chiaro che se mettiamo una forzante e uno smorzamento l'energia non è più conservata. Quindi, per esempio, la mappa di Poincaré è molto più difficoltosa da vedere, perché non c'è più di fatto. Si può generalizzare, bisogna un po' arrampicarsi sugli specchi, si riesce ancora a costruire una pseudomappa di Poincaré e a vedere lo stesso fenomeno. In realtà, quando c'è uno smorzamento troppo forte, l'energia decresce molto in fretta e se decresce così in fretta da anticipare l'inizio di quel fenomeno che abbiamo visto, il fenomeno non si manifesta. Quindi lo smorzamento può impedire effettivamente il nascere di quel fenomeno. La forzante naturalmente dipende da come è fatta, perché forzare cosa vuol dire? Vuol dire aumentare l'energia? Non necessariamente. Se la forzante va contro il movimento, potrebbe anche diminuirla. Comunque la forzante modifica, altera un po' questo, ma il fenomeno rimane quello. Ma la vera domanda è, va bene, tu hai preso una matita, l'hai fatta oscillare e mi dici che questo è il ponte? Il ponte ha soprattutto la sua dimensione principale, è la longitudine del ponte. Che cosa succede quando vado a metterci la dimensione più importante del ponte? E allora quello che abbiamo fatto, abbiamo collegato tra di loro diverse sezioni del ponte. E qui, anche qui devo fare il nostalgico perché in realtà è un modello che Gianni e io avevamo
usato, studiato durante il nostro dottorato, nella nostra tesi di dottorato c'era questo modello, che era un modello ispirato a quello di Fermi, Pasta e Ulam, con tutti gli oscillatori collegati tra di loro. E vediamo come si collegano queste sezioni. Un ponte sospeso è questo, e vedete che le sezioni, ci sono alcune sezioni che sono agganciate ai pendini e altre sezioni che non lo sono. Quindi quelle che hanno la forza di richiamo del pendino sono un numero finito, un discreto. Poi tra due sezioni c'è ovviamente un collegamento, cioè non è che una può andare su e l'altra rimane giù, in qualche modo si trascinano a vicenda. Quindi abbiamo pensato di collegare tra di loro queste sezioni con delle forze ovviamente attrattive. In realtà il modello che forse più simile è questo, come se fosse un ponte di un parco giochi con tante traversine, dei collegamenti che possono essere delle molle, delle catene, e poi queste qui di richiamo che in qualche modo qui sono indipendenti. Vi dico subito che non abbiamo tenuto conto di questo cavo, che in realtà è estremamente importante perché collega tra di loro tutti i pendini, è come se fosse una trave rigida con dei pendini collegati. Comunque li abbiamo collegati tutti tra di loro e quindi abbiamo ottenuto un sistema di adesso 2n, tante quante sono i pendini, n sono i pendini, 2n sono le equazioni e ogni equazione è del secondo ordine. Quindi se pensiamo che ci siano 100 pendini, abbiamo un sistema con 400 gradi di libertà. Un sistema che naturalmente ha dei costi computazionali piuttosto pesanti e manifesta dei fenomeni però del tutto simili a quegli altri. In particolare, generalizzando in modo molto generalizzato le mappe di Poincaré, perché adesso qui facciamo una sezione di un oggetto che ha 400 dimensioni, con un oggetto, l'energia, d'accordo, passiamo a 399, ma non è che il guadagno sia stato così tanto, quindi qui è stato molto più difficile fare questo passaggio, e però riusciamo ancora a individuare un livello critico di energia, cioè un livello dove si innesta quel fenomeno che abbiamo visto, in base al comportamento di questi autovalori che generalizzano la mappa di Poincaré. Vi faccio vedere un po' di simulazioni che abbiamo ottenuto. Qui l'idea qual è? L'idea è quella di pensare di avere un'oscillazione verticale, cioè il ponte sta oscillando in questo modo, anzi in questo modo, può oscillare in tanti modi perché naturalmente c'è un modo sul primo modo, c'è una doppia oscillazione, tripla, quadrupla, eccetera, e a seconda di quello che della sua oscillazione si possono creare alcuni fenomeni diversi. Allora, questa è una prima simulazione, qui è molto accelerata, questo è isolato, vedete qui ci sono 16 sezioni del ponte e qui sta oscillando così, come una funzione trigonometrica, e non vediamo praticamente nulla di torsione. Questo parte ed è lui libero così, non c'è forzante esterna, è isolato, vive la sua vita, nessuno interagisce su questo. E a un certo punto, vedete, comincia un piccolo tremolio, per cui l'energia è abbastanza grande da innescare questo, quindi qui si riconosce bene il modo, che è uno solo, no? Si innesta questo tremolio e quando si innesta, sono dolori. Adesso questo non voglio spaventarvi e dire che il ponte possa avere questo comportamento, questo naturalmente è accelerato, perché ci vuole tanto tempo per arrivare a questo, però vedete che si manifesta la torsione. Dopodiché che ha dato sfogo a tutto il suo, alla sua torsione, in un certo modo si ricalma e ritroviamo quel fenomeno di cui parlavamo prima. Col secondo modo, eccolo qui, questo ha la doppia oscillazione, questo è ancora più accelerato, qui vedete ce n'è una che è quasi, quelle di mezzo sono sostanzialmente ferme, non c'è torsione inizialmente, se non 10 alla meno 4, e poi a un certo punto si innesta la torsione perché l'energia è abbastanza grande. E qui, vabbè, naturalmente è meglio non stare su un ponte di questo tipo. Va bene, quindi io, siccome il titolo del mio seminario era una domanda, io cerco di dare delle risposte e soprattutto di cerco di attirare la vostra attenzione su questo problema, perché c'è ancora tantissimo lavoro da fare e quindi c'è bisogno di che ci sia un certo interesse. Dunque, abbiamo detto che mancano i modelli matematici adeguati. Abbiamo visto che ci sono quelli troppo difficili per essere risolti e quelli troppo facili che non descrivono un bel nulla. Quindi questo bisogna prenderne atto.
Noi abbiamo provato, non so se è una buona idea, a modellare la struttura con un alto numero di oscillatori che interagiscono tra di loro, è sicuramente una semplificazione, oscillatori non lineari, però così facendo almeno si manifestano queste risonanze interne e si riesce a vedere come il fenomeno sia dentro il ponte, cioè il problema è dentro la struttura. Se posso usare una metafora un po' pittoresca, se noi diamo da bere troppa energia al ponte, lui si ubriaca e non controlla più le proprie risonanze interne, si creano degli scambi e quindi perde il controllo proprio di quello che succede. Possiamo sperare di fare un'analisi un po' migliore, la nostra, ripeto, è ancora veramente all'inizio, però possiamo sperare che queste risonanze effettivamente ci permettano di determinare, noi riusciamo a farlo, però è un modellino molto approssimato che permettono poi di avere delle informazioni che poi possano servire. Bene, quindi ho iniziato con una domanda e finisco con una domanda. Grazie per la vostra attenzione.